Con il prossimo brano, La Mosetta de Save ci porterà direttamente nell'incantevole regione dei Laghi in Germania. Il paesaggio rurale di Ammerland confina insieme prati ricoperti di papaveri gialli in fiore, piantagioni di grano rigogliose, strade che all'apparenza sembrano senza fine e fantastici laghi. Lasciamoci trasportare in un piccolo viaggio musicale verso la splendida Ammerland. Viviamo la natura, il lago e i colori brillanti di un paesaggio unico ed emozionante. Questa calorosa e ricca composizione incanta tanto quanto incanta la bellissima regione da cui prende il nome. Alcuni strumenti introducono sottovoce una melodia semplice ma squisita, seguita a turno da un fraseggio più audace che invita l'intero insieme strumentale a creare momenti di pura intensità. Di Jacob De Haan, buon ascolto con Ammerland. Thank you.
storia della canzone popolare ebraica ha portato ad un ricco e variegato repertorio di canzoni che raccontano la religione, la storia, i festival e le celebrazioni. Le melodie presenti in Shalom rispecchiano questo assortimento di soggetti e spaziano ampiamente nell'umore, partendo dal lamento per arrivare alla gioia. Il primo movimento descrive la celebrazione della vittoria dei cittadini della città fortificata di Shushan, basata su una storia nel libro di Ester, testo contenuto nella Bibbia ebraica e cristiana, mentre Avdala è cantata durante una cerimonia in case ebraiche e sinagoghe che conclude il Sabbat e altre feste religiose. Il secondo movimento è cantato per accompagnare l'accensione delle candele a Hanukkah, festività ebraica, detta anche festa delle luci o dei lumi, e la sua melodia può significare sia il mondo dopo la morte o il mondo che seguirà il millennio messianico. Le tre canzoni finali, usate nell'ultimo movimento, celebrano la festa di Purim, che commemora una grande vittoria sull'oppressione e viene raccontata nella Megillah, la pergamena della storia di Ester. Philip Spark è nato a Londra e ha studiato composizione, tromba e pianoforte al Royal College of Music. Fu proprio al collegio che nacque il suo interesse per le bande. Suonò infatti nell'orchestra del college e formò anche una banda di ottoni tra gli studenti, scrivendo diverse opere per entrambi gli ensemble. Le sue opere attualmente sono apprezzate a livello planetario. Quindi, del maestro Philip Spark, a voi Shalom. Thank you.
Thank you.